Sì, vi sento. Come avete detto, c'è stato un disguido tecnico sul palco. Adesso dovrebbe cantare Erika Mu, una giovanissima cantautrice. Cose che succedono quando si va in diretta. Subito dopo ci saranno le conclusioni, perché questa manifestazione è arrivata al termine. La piazza ormai è illuminata dalle luci, Piazza del Popolo, questo scenario suggestivo. La piazza è ancora piena di gente. Io con me ho due ospiti, anzi, visto che ormai siamo in queste condizioni, pregherei di venire una alla mia destra, una alla mia sinistra, prego. Grazie. Siamo entrati in diretta di corsa. Allora, io ho qui con me Serena Sapegno, che è del comitato promotore, docente universitario alla Sapienza qui a Roma, insegna letteratura italiana, ma non solo, anche e soprattutto studi di genere. E all'altro mio fianco è Elisa Davoglio, che è sempre del comitato promotore ed è diciamo responsabile in carico per la comunicazione di Se non ora quando. Allora, a loro vorrei chiedere di fare insieme a loro un bilancio, un primo bilancio conclusivo di questa manifestazione. Serena Sapegno. Beh, questa è stata una manifestazione molto audace, perché in un momento di grande difficoltà per il paese, di crisi verticale, noi abbiamo voluto esserci e abbiamo voluto esserci con le nostre proposte, quindi con l'apprezzamento per quello che il nuovo governo sembra di voler fare per le donne, già fatto facendo tre ministre così importanti e così competenti e autorevoli per cambiare. E promette di fare, ma ancora non sembra fare per quanto riguarda invece le misure economiche. Quindi noi volevamo anche esserci per dire che noi siamo qui e vogliamo che da questa crisi si esca con noi, con le donne. Ecco, aggiungo una domanda, che questa, insomma, la manovra economica, per il momento lei l'ha detto con molta delicatezza, ma insomma è una manovra che non fa gli interessi delle donne. È una manovra molto pesante, come sapevamo, è una manovra che chiede ancora una volta molto alle donne, per esempio con l'allungamento dell'età pensionabile, e che ancora non dà nulla alle donne. Quindi noi abbiamo molta fiducia che nel secondo tempo di questa manovra si possa cominciare a vedere qualcosa di importante per le donne. Ecco, allora al mio fianco c'è anche una giovanissima ragazza impegnata proprio per promuovere, per dire le donne devono essere protagoniste. Tu ti occupi di comunicazione sul web soprattutto, ma anche su Twitter, Facebook. Allora, un bilancio di questa manifestazione in contemporanea, lo dobbiamo ricordare, alla manifestazione di Roma, ma anche non in contemporanea, ci sono state moltissime piazze d'Italia dove si sono svolte manifestazioni analoghe. Ecco, qual è il bilancio? Beh, il bilancio sicuramente è positivo, perché come è stato nel 13 febbraio c'è stata una fortissima partecipazione di tutto il territorio. Qui noi abbiamo usato lo strumento informatico che è più adeguato forse anche per raggiungere, no, le più giovani, per riuscire a costruire di nuovo quella rete che di nuovo ha mosso sul territorio la protesta delle donne. Quindi devo dire che siamo contentissime, perché i numeri sono stati molto buoni. Abbiamo circa 50 piazze in Italia che si sono mosse sul sito www.senonoraquando.eu, sono più di 20.000 contatti giornalieri che abbiamo, quindi sicuramente il responso è positivo. Ovviamente è solo un punto d'inizio, perché così insieme noi vogliamo costruire un paese diverso. Questa manifestazione serve semplicemente a ricordare al paese che noi ci siamo, e ci siamo però ogni giorno. Ecco, una manifestazione non soltanto trasversale dal punto di vista politico, ma anche intergenerazionale. Qui abbiamo voluto avere proprio due esponenti del comitato promotore di due generazioni diverse, di questo esperta Serena Saraceno. Allora, è importante legare diciamo, le persone adulte e gli anziani con i giovani su questi temi. Molto importante, perché poi le donne sono in tutte le generazioni e si occupano di tutte le generazioni, e noi pensiamo che in questo modo si possa finalmente costruire un rapporto positivo tra le generazioni che hanno fatto il femminismo, le generazioni degli anni 70 in cui hanno fatto il femminismo, e le nuove generazioni che spesso ne ignorano tutto. E questo si possa fare aprendo anche rispetto al nuovo femminismo e al vecchio femminismo, diciamo, in un modo
più trasversale, senza grandi barriere ideologiche al nostro interno, e questo mi sembra che stia funzionando. Da questo punto di vista, invece, la tua opinione, uno sguardo rivolto al futuro, che cosa vi aspettate voi giovani, anche del comitato promotore, ma non solo, insomma, interpretate anche le speranze, le monitorate sul web, soprattutto le speranze delle giovani generazioni? Assolutamente, soprattutto serve a unire le generazioni, cioè la nostra protesta deve essere assolutamente collettiva, differente, perché è ovvio, le istanze non sono probabilmente le stesse, però quello che vogliamo è costruire insieme un paese per le donne, per tutte le donne, quindi parliamo anche a quelle che nasceranno. Bene, io su questa nota di speranza, Alessandro, ti restituirei la linea e se volete potete continuare con le immagini dal palco. Esattamente, grazie Emanuela Lasagna. Direi allora di sentire... vi lasciamo libera le immagini. Grazie, Erika Mu. Le donne di Se non ora quando tornano in piazza in questo momento di grave crisi perché vogliono contare, vogliono ricostruire, non solo a Roma, ci sono state manifestazioni, ma anche a Venezia, a Napoli, a Torino e a Genova. Allora sentiamo Alessia Gizzi e poi Sara Segatori. Sono qua con mia sorella, 17 anni, mia madre e mia zia. Ho avuto una mamma che ad esempio ha dovuto scegliere come professione l'insegnante perché era una donna e doveva crescere i figli e quindi sono stato coinvolto da questa cosa. Mia mamma non ha mai potuto fare carriera perché ha dovuto subire quello che era la pressione sociale, la pressione culturale che c'era in quel periodo, e mi sembra che stiamo abbastanza alla deriva e stiamo tornando allo stesso livello di come eravamo tanti anni fa. Il pane e le rose, lavoro e creatività, lo vogliono, lo pretendono le donne italiane di ogni età, tornate in piazza per la seconda volta in questo anno di crisi a chiedere più diritti e provvedimenti più equi. Questo problema di voler entrare nelle istituzioni è una cosa molto dolorosa, perché le istituzioni comunque sono molto maschiliste e molto corrotte, quindi è un compromesso molto grosso. Nel momento in cui votiamo, abbiamo il diritto di votare, però vengono eletti gli uomini, o almeno vengono elette pochissime donne, noi ne vogliamo il 50 e il 50, non vogliamo votare per fare eleggere solo uomini. Facciamo ora un omaggio a Tina Ceci, Matilde Doronzo, Giovanna Sardaro, Antonella Zazza e Maria Cinque Palmi, morte il 3 ottobre alle 12.10. A Barletta, in seguito al crollo della palazzina dove lavoravano. Il ricordo corre alle operaie morte di lavoro nero, sottopagato, quello che tocca a migliaia di donne nel nostro paese. L'Italia che, gridano tutte in coro, può farcela solo rimettendo in campo loro, lavoratrici, mamme, straniere. La sfida è che sia l'inizio di un percorso, perché altrimenti levato Berlusconi si è risolto il problema. No, si è sicuramente eliminato, io stessa mi sono schierata a favore delle donne, si è eliminato una lesione fortissima alle dignità delle donne, ma i problemi sono tutti da risolvere. E se cambiano le nostre vite, cambia questo paese, tutto per intero! Se non ora, quando? 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 Se non le donne, chi? Adesso come facciamo? Lo prendiamo in piedi? A Venezia sfilano per i vicoli, un corteo allegro, colorato. Loro sono determinate, arrabbiate. È ora di cambiare! Le donne devono governare! Diverse l'una dall'altra, sorelle, compagne, amiche, figlie e madri, siamo di nuovo qui tutte unite, perché tutte unite siamo una forza. A Modena il corteo si snoda per le strade del centro.
leggono brani, storie di donne su altre donne. Sognatrici, combattenti, alla ricerca di pace, alla ricerca di vita! In piazza anche a Torino, donne e uomini insieme. Dal palco anche qui, altre esperienze di vita vissuta e raccontata. Sì, ho fatto tutti questi lavori e anche qualcuno in più. Nessuno è mai durato. E perché? Sei troppo giovane, mi dicevano. Sei troppo vecchia, sei troppo brutta, sei troppo bella. Per tutti. Allora, lavoro, stato sociale e rappresentanza, su tutto questo è bene ricordarselo. La parità tra uomini e donne è ancora molto lontano, mentre guarda caso è già arrivata sull'innalzamento dell'età pensionabile. Le donne sono ancora oggi, tanto più in Italia, costrette a lasciare il proprio lavoro per crescere i figli oppure a sobbarcarsi la fatica di un doppio, anche triplo ruolo, perché non ci sono servizi sociali, a cominciare dagli asili nido, dunque tutto ricade completamente sulle loro spalle. Bene hanno fatto le donne di Se non ora quando a ricordare ancora una volta i termini e i numeri di questa disparità, che peraltro la crisi economica rende naturalmente ben più pesante, un messaggio che è indirizzato al governo, ma non solo, che tutti i partiti, tutte le istituzioni devono sapere accogliere, tenendo conto del fatto che l'intera società si regge sul lavoro della donna, sia professionale che casalingo, e che l'Italia, ricordiamocelo sempre, risulta nelle ultime posizioni tra le nazioni europee proprio rispetto a questo parametro di uguaglianza.